tempo. Muovete? Sì, se vede le luci, si muove. Ok. Pari molto magro, sai, con questa Sono inquadratura. molto magro. E perfetto. Benissimo. E allora giochiamo. Te le sei sul gioco? Nope, arrivo. Scusa. Ok, io metto qua la live solo chat, in modo tale che posso vedere la chat. Claudio, buono, prova a parlare. Prova, Ah, però prova, io. prova. Ah, ma io. Ah, beh, perché ho girato la videocamera. Scusa. Solo chat. Applicato. Perfetto. Ok. Saranno offline domani, ecco. Novità. Riprende gioco. Chissà com'è che è chiuso. Congiungeranno. Questo è già dentro. Sì. Vieni un po', ti è arrivato l'invito. Sì. Bello, Steve. Ma più che altro se vai col mouse sotto, in fondo allo schermo, ti tira sulla barra, senza fare alt, tab, sbocchi di cazzi, mazzi di sangue. Davvero? È ottimo, eh? Scrivilo Luca che l'avevo fatto, che ci venisse, vedi? Ritoccate la barba all'oscuro, con la gamba non ci fa tanto caso. Se riesci a vedere la cam mia, se è troppo scura. No, devo andare. Ma no, va bene. Perché quando riapro la pagina di coso è più chiara. Ti sta su, sì, Steves. Quindi, cosa facciamo di Stefano, bello? quanto siamo lontani dalle Devils? Ti guardo subito. Guarda come sono messo quei viaggi io. Siamo ancient. E quanto siamo distanti? Andare quello vicino Ancent, come sbaglio. Eh sì, è quello vicino. Allora, riuso un attimo lì sotto da Ciccio Paliccio. C'è anche una roba gialla per strada. Se andiamo un po' a sud, potete vedere qua. Vado a prendere Andiamo. su un viaggio, i viaggi leggendari. Mi hai butto su quello da lei. Una scorta insieme dalle leggendarie. Sì, quello da lei. Modificato quel porticciolo. Modificato il porticciolo. Oh, se ne inzappare troppo qua vicino all'arrivo, Marco. Dalla parte opposta della nave. Sarai così. I bastoni. È arrivata Raffi. No, è andata a schiudere la roba. Passare stoccaggio. Die.
Ciao Pulce. C'è una partitella. Eh? È un giochino con le barche. Hai dormito te? Ti sei riposato? Bravo. È un tesoro da vendere. È natata, vedi? Io ho venduto il teschio. Dimmi, amore. C'è Gio? E ti vede Gio? No, il babbo resta qui. Babbo, è meglio che sta ancora un pochino a casa. Cava un posto detto che è questo? L'Ancient Spire. Questo va al Plunder. Non paga niente le bottiglie, quindi vabbè, fare galle lì. Sta del legname piena, però è buono, è piena da vendere. È un tubo dell'aspirapolvere, amore. La casa di legname è stata venduta da questa commerciante, no. Ma non ne hanno cambiati i titoli? Che titoli? E Luca mi dice che è sbagliati la categoria e il titolo. Sul chiami i sette mari, devi se mori e si ustives. La casa di mi tocca venderla da un'altra parte. Bevi già. Adesso? Sì? Fai il bravo, eh? Intanto sistemo... le isole. Adesso proprio vende, se ci pi la cassa del legname la più la puoi più arda. La vendere in un'altra parte. Sì, sì. Tocca andare a Rubiful a prendere della roba. Rubiful c'è un sacco di cose da fa. Ottimo. Butto su una nave io, butti su te. Boh, come ti pare? Lascia il Rich. Volevamo mettere su la cosa della compagnia, dicevamo l'altra volta, a fare gli emissari. Più quello dei mercanti, cosa dici? Va bene. Amore? Che fa licenza d'emissario? Are you up to this? Fanno la bua sti tati. Salute! C'è di quelli. Vieni a votarlo, ma arrivo.
obiettivo. Andiamo su destra prima di vedere qualcuno a fare là. Evo. No. Sì, sì, va bene. È il tuo? Sei sicuro? Manca ananas. Ananas. Vedi che c'è tipo un albero maestro dall'altra parte del molo, insomma, nella parte opposta dell'isola. Ah? Quello però è proprio sul pontile di là. Oh, penso alle pelivo più al moderatore. Ragazzi, sta... al moderatore quello lì, via lì casa. Questo. Ah. Cazzo, le vele, vento contro. Donna, sta luce. Non bruciati occhi. Ecco picchia estate, si ostia. Dopo che mi manca risparmio. Come sempre, come la giri male. Benvenuti nella nostra chat. I pirati col vento più a sfavore che si sia mai visto su Sea Stevens. Do you like Sea Stevens? Vieni a vedere, amore. Sei per la Bertuccia. Chi è? Hai visto? Tutto tranquillo, Gianni. Il mare è sempre più bello. Era. Poi di forni. Le palle sono state svuotate. E andiamo avanti lemmi lemmi, io poi esco un pesce. La bandiera dell'emissario, quindi come cazzo funziona? Praticamente noi la portiamo, fanno i viaggi dei mercanti e automaticamente... Sì, quanto vendemo la roba, quella ci accumula roba. C'ha da moltiplicatore, più vai a più c'hai più roba che la roba vendi e più ti si accumula il moltiplicatore. Ovviamente non c'è monesca per sto mare, se manca una sola. Quello pare tipo Kibauli blu che davano le gemme blu, no? La mappa si pare. Boh. Sti soletta piccola con quattro robe che non ci sarà un cazzo, però sempre bello. Beh, è comunque un viaggio leggendario. No, è viaggio quello che ho trovato. Ah, beh. È che le isolette piccole. È nebbioso. Di sotto pare che non c'è un po' di nebbia. Ma c'è la nebbia anche sotto, eh. Non è come la nebbia quella che non si vede niente, niente. Perché è giorno. Il giorno si vede meglio. Perché la notte. No, vabbè, uscendo. Un'altra nebbia quella. Io se ne preparo. Ci siamo quasi.
solo chat in mezzo al carro. Che palle. Uè. Niente, dal telefono non la tengo solo chat perché col fatto che l'ho da mettere in verticale per vedere la chat. No, no, non fare cadere amore. Ah, Marco dalle Marche. Un tipo veramente strano. Anche da te non dobbiamo mettere, no, l'emissario. Dai, amore, vabbè, dammi un bacino. Ti aiuto, anda su, no? Sempre che l'altro. Sempre me da Sì, sempre me da Tena. Ci avrò pensato. Mi è venuto il flash quando ho visto il singoletto. Ha riletto? Ah, io penso che sì. Non toccare niente, amore? No, no. Tiro? Aspetta un attimino. Penso chi è? No, no. Fa condensasse. Ciao, sì, amore. Sì. Dai, tira, tira. Ok. Non sapere leggere e scrivere, ciao. Sì, Retto della Full Hell. Lo vorrei sotto. E visto che è segnalato così, ci dovrebbe essere qualcosa. Tipo, io ho visto che panna roba che è per i mercanti. E ha fatto una un G mezzo giro, visto? Anch'io. C'è anche una gemma rossa, c'è una barile di polvere da sparo, ma quelli sfigati però. Sti cazzi, però tanto ci aumenta il coso, no? No, non abbastanza chi. Io trovo una roba figa, una roba cinerea. Non mi ricordo che cazzo era, ma. La merda cinerea. Il teraro. Ma più ci dovrebbe essere sta roba che perde più. Oh, c'è una roba su in cima all'albero, no? Non faccio il tower, no? Ce l'avevo più io. Oh, c'è anche una roba sotto l'albero. La scatola, Giamma! Sì. Aspetta che primi fion un attimo. È la scatola del meditore. Ah, bello, amore. Ma qua è davvero, ma... La scatola. Ma che scatola è? Raccogli taglia del, del meditore. Senti, Marco! Bello, minerali straordinari, quelli cineri. Taglia del meditore. Se vuoi vedere sotto. Minchia. Questi sono i piedi dell'albero. Ah, più la gemma rossa. C'è anche una cassa di frutta quasi piena subito dietro le scale appena scendi giù. Primo. Cosa? I cosi? Quasi fatti. Al primo giro me l'ha dato. Al primo giro l'ha fatto, ma al secondo. Questi sono soldi da oro. Volevo c'ho il simbolo del caricamento sotto, ci dovo con questo. Del caricamento di qua? Del mouse tipo che carica, solo in mezzo allo schermo. Mi caga un po' il cazzo. Premi start e metti la pausa di toglie. Ok, grazie. Partito, prego. Se ci fa anch'io quando vuoi vedere là. E te vai del settore sotto, io proprio alla cassa di frutta, te vai al piano più basso, sei andato? No, ancora. Allora facci. Vieni andato, prendo un po' di roba. Io direi a quella come ci avevamo un secondo, deve andare facci subito, ma... ci la fanno. Ah, sì. E... Perché, mappa. Messaggio in bottiglia, un teschio perfido, un bastone.
trovato anche un po' di carne. Megalodonte, pesciolini. Pochi d'artificio. Andiamo a fuoco. Non me ne importa un cazzo. Dove è la nave? Ho provato il burraschetto. Buono. Però mi sei abbracciato. Però vabbè, più per conteggio, però quindi soldi che cazzo se ne frega. No, sì. La cassa di frutta la metto vicino al mangime. Io ci cosi di fuochi d'artificio, 4 di 50. Un megalodonte, penso uno squalo sarà. Comunque c'avevamo anche da prendere delle casse direttamente all'avamposto, quindi si potrebbe anche approfittare. E fa una tappa iniziale. Ho trovato anche una delle missioni da gente che costi speciali. No. Teschio, vado a fare un giro un attimo, c'è altro. C'è un bastone, non so se vuoi più. Sì, sì, ma anche perché mi sono fermato su quello. E perché quelli in salvende, ma lo fa comodo contro i scheletri. Madonna. Un po'. Su Atena conviene averci qualche arma, eh? Non è parcheggia lontano stavolta. Stavo dietro l'altro. E vabbè. Che cazzo noti? So che l'abbiamo svuotato tutto. Penso anch'io. Casse minerali straordinari. Questa la chiudiamo. Chiudi. Arto la ruta. Intanto ci metti i fuochi d'artificio lì dentro, vediamo. Chiaro che siamo un po' a sud, lo allungheremo non poco e anda direttamente all'avamposto. Se ben fuori il megalodon ti tiriamo, c'è una nave laggiù, però una nave fantasma. Benvenuto Paoletto. Sì, benvenuto. Viaggio d'Atena. Ciao. Viaggio d'Atena. E raccogliamo un po' in giro quello che capita. Anche perché ormai è un pezzetto che... Grazie mi per il pollo. Mare. Cioè, la prima volta che lo streamiamo questo, anche perché anche il canale stesso è abbastanza nuovo. E... però sì, siamo delle vecchie data. Marco, nei sistemi le vedo davanti. Marco, se la può drizzarla un po' più di vento. Buona, ma ti ricordi quando ho provato quella anni fa con Nick? No, ed è fluido il live, se vede fluido voi. Non so quanti FPS siamo. Sì. Non ho idea. Siamo 60 secondo il programma. Vabbè. Oltretutto. Che la volta andava totalmente su. Ok. E quanto hanno fatto Ark? Beh no, Ark tutto sommato andava bene, giocavamo offline. E poi vedete la missione.
Cerca questo elemento allo Shrine of Tribal, confida nel mare. Il soffio del mare chiama da sotto le onde. È una delle robe da cercare sulla mappa. Che simboli che hanno aggiunto con l'ultima, una delle ultime espansioni dei tritoni. Comunque domani server c'è scritto che è inferno, quindi raggiungeranno qualcosa sicuramente. Oro. Io devo trovare il modo. Arrivo già? Sì, sì. Danocchio. Prossima botta mi attrezzo meglio col telefono, quello vecchio, per leggere la live. Anche per leggere la chat. Ci dovrei ben telefonarci. È abbastanza. Davis gioca dall'alfa. E io ormai. Quant'è? 3? No, di più. 4-5 anni sicuro. Ah, oddio, 4-5 anni ce l'ha il gioco. Comunque sì, è un bel pezzo. Io. Appunto rompe l'alfa e lui non molto no. Dopo l'uscita, diciamo, alla fine ormai sì, 4-5 anni c'è sicuro. E mi ricordo perché io comunque in periodo ho giocato con Nick e Basta e tu ancora non c'eri. Poi successivamente ne hai superato. Comunque vedo che a sinistra c'è una chiatta. Anche se io l'ho giusto un attimino a destra la nave. Tranne. 20 marzo 2018 è uscito, io ho cominciato a giocare più o meno nel 2019. L'anteprima del 2018. Se vuoi andare a prendere i pesci e li vuoi scaricare là? Come no? Questa roba non è aggiunta in degli anni. All'inizio quando facevamo un'alfa era praticamente solo una caccia al tesoro, però automaticamente la cosa dei tesori, appunto come il viaggio dell'oro, e te dovevi fare quel discorso lì e andare a prendere. O mi sembra che quando finivi, era un capitolo per volta, tutti singoli, quando finivi tutti i capitoli, lui automaticamente ti ridava un'altra serie di mappe. E così all'infinito. Mi ricordo che avevo scritto un'email per... c'era delle robe alla sinistra. Vabbè. Ho scritto un'email perché devo scrivere appunto che era troppo poco pericoloso il mare e avrei aggiunto qualcosa, qualche minaccia. E la volta dopo che abbiamo potuto rigiocare avevano aggiunto gli squali, insomma, si era stato scritto, ci era arrivata un'email, denti, e appunto era arrivata una minaccia. Mi sono sentito un po' complice all'aggiunta appunto degli squali. Poco più Maracci, sì, poco più. A mezz'ora tutto. Se passa lontano da sta chiatta. Perché c'ho l'isola che devo ristringere a destra. Ora clacco e passa che tocco. Forse no. Il mare è mosso, Giamma. Ah, fanculo. Porca troia. Che c'è? Lo spoletto come mordente i denti. Morinzente.
full. Ok, qua c'è solo il coso. M'ha ammazzato. E dai. No, no. Ma dove? Ci passeremo dopo la piatta. Poi c'è solo il tesoro da raccogliere, ma c'è un po' di ragazzi. Prendiamo l'lantern, dai. Qual è? Quella a destra, quella funzione di tesoro. Sì, per carità, si fa quando il fuoco, ok, ma andiamo a vedere, andiamo a vedere, calici d'Atena pucini subito prima botta. Sì, sì. Magari va meno bene dopo, Perché magari ci fanno tribola. Finiti? No, ce n'è no. Però non lo so. C'è il ragazzo dietro, ma mi ripropo che vuole. Vuol tirare per terra. Va bene, ti porto via la roba, no? Se ne coglioni che seppellivano i tesori. Non ho chiamato il suo scherzo. È una madonna. Sono 10 giri. Ah, ma la gemma verde. E quella è... Ah, si è appoggiata? Sì, sì, sì. Importa. Perché? Beh, l'avevamo vista quando scendevamo. Cazzo. Vale. E te ci guardi per terra con cammino? No. Sono matto. Io da guardare. Dritti per dritti. Via, levo l'ancora. Aspetta che la butto giù da magna perché. Piri 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 piri. Eccolo. È rotta. Ah, sono da solo a... Sì, rotta. Occhio alla chat. Quale rotta? Dritto per dritto. Non è che tutta quella, no? Qual è questa rotta? No. Quella davanti ha fatto un po'. Queste che le isolette che ruttane 3-4 a botta. No, quelle piccole ne ruttane, quelle piccole. No, sì, che gli rutta 3-4 isole di fianco grosse. Ah, ok. Cioè, è quello il fatto. Sì. Madonna, certe volte davvero.
Tanto te la scorderai mai che la chiacchierata d'un'ora, un'ora e mezza per aspettare che finiva le isole. Un'ora e mezza non sarà stata, ma... Mezz'ora buona. Era lui. E poi ancora non si poteva manco pescare. E questa c'ha l'acqua calda d'intorno. Allora no. Questo finito dentro. Mi preoccupava. Come cazzo non ci siamo accorti però? Ancora? Vai, cadiamo di veloce. Regola un po' le vele, ma vabbè, è uguale. Che figura di merda. Anche te. No, io guardavo sotto. No, mamma, io sei senza partito. No, io te non ci parto sotto perché se c'è la scatola. Un barile di polvere da sparo. Qualcosa lì davanti a noi. Allora, io non ho guardato un cazzo, però che isola è questa? Andate. Ok, Asher Ridge, grazie giochetto. Oh, bello. Asher Ridge è anche... No. Cazzo, l'hanno incastrato. Ma veramente, prima guarda sta... Va. Consultare questa mappa non spaventa, spaventa passare nord e saggio, solo così scoprirà il suo retaggio. Ma la frequenza può spingere. Vabbè, divertiti. Vedo che ci tieni. Allora. C'è una sirena. Penso che sott'acqua un po' a largo però. No, manco tanto. C'è due sirene, le vedo due in fila, ma saranno a 30 metri. Meglio. L'altro. Corrido. Verdi. No, no, no. No. Cinghialare qui. Ma che è? Quelli di Clash. Non è duri. Droppami la gemma. Un palo da scuola. No, ha doppato due gemme. Andate giù. Ah. Ma perché ne spawnati parecchi, solo che è morto il geyser. 5 corse d'oro per far 100 monete. Ma fai il culo, eh. Ecco come spacco le gambe. L'acquone dei legni. Chi la scialuppa quella gitta. Con la carichi subito. Ma se stava a provare, poi scappati quelli. Sarà un po' di brutto. Si scrive e si gioca insieme. Punto. Da solo non c'è senso. Noi anche che appunto siamo abbastanza esperti e non ci giochiamo mai da soli. E poi ti dirò che adesso bene o male hanno aggiunto delle attività rapide che riesci a fare anche da solo. Tipo che le robe sott'acqua dei tritoni, lì delle sirene, ma anche le fortezze volendo. Diciamo ce l'hai delle attività fattibili. Però. E poi comunque c'ha molti momenti fighi, ma c'ha anche dei momenti un po' noiosi. E la compagnia dell'amico t'aiuta, insomma, t'aiuta a superarli quelli lì più pallosi. Mamma mia! No, non è che non intendo Sir Steves, ma già. Eh? Con chi vado? No, è un barbagiano che mi seguiva. Madonna, questo quando è... non è...
È dentro. Ah no, pensavo che era quelli con le armi. Quello che portate chi lo fai? Stronzo. Allora c'ho un calice, ecco. Ti hai trovato il tesoro qua? No, perché mi sto trovando un sacco di cazzate man mano, quindi. Madonna, anche te. Fatto un po' di bottino. A nord. Guarda, fa un bel giro. A nord, però il nord è questo. No, non è questo lo spaventapasseri, no. No. E allora non è a terra. Da qualche parte in alto. Tocca fare lo spaventapasseri. Tocca leggere la mappa. Vabbè. E a nord. Ah, sto stronzo col cannone. C'è il libro. Arrivo. Merda. Fatto come al centro poco, ma non lo sto a leggere. Non era per niente però. Non è allora anche a padda già. Qua c'è un garbete per sicurezza. In alto è impossibile. Do il libro. Lì sotto. Se te Marco fossi uno spaventapasseri, tu staresti. Ma dosso. Per poco ho droppato. Aia. Fossi uno spaventapasseri. No. Dovrebbe stare. E i bocciani. Okay. Dai, guardando manca strada già ma prima che scompaia. Ti diverti. Vede? Andrà per sbloccare il pupo su start da qualche parte. No. Tocca morire di fame. Da un po' più a due bombe. Che ma sa che sta a correre, popo mio. Ce le ho. Ma dai. Dimmi quante finite arde. Te ne tiro un altro. Ma sta a correre, cosa fa? Guardi il pupo un attimo. No, sta a svolazzare tipo. Come quanto salti via. Bellissimo. E porca puttana, ma perché? Mi sa che è un po' hitbox. Devi cappa l'albero. Succede anche questo in zio Steves ancora. No, comunque per Revillage c'è il terzo, che siamo in tre. Che sarebbe Maraccio, che vedi sotto forma di moderatore adesso in chat. Ma quello, quel bastardo ci sta sparando la nave, porca. E ho finito di arte. Lo so, adesso sto a portare il barile di polvere. Che cazzo ci si sale prima che ce la colpisce? Fortuna in cacco. Quella è la nave, la mia. Allora. No, chiedeva a Paoletto se Re Village lo facevamo in due.
No, no, perché Poi siamo in De tre in Rolfa. realtà, Sì, insomma. ma mi ho detto già. Allora, dove cazzo l'ho messo? Ma secondo me, volendo un pezzettino, si potrebbe anche giocare insieme prima stasera. Con le Morfao Fossili, e col Gais oppure. Ma io farei anche a meno. Allora, andiamo. Tanto ormai Fall Guys è... Mi sa che è rotta già. Ah, che palle. C'ho anche sbagliato strada, vaffanculo. Poi il bello è che c'ho proprio l'albero davanti per vedere manco se fuma o no. Salgo a bordo. Sì, va via. Guardano occhio. Cazzi, come va? Oh, l'ho fatta mazzata su. Come hai fatto? Sì. Chioppa, chioppa. Arrivo. Più sicuro, da primo del tutto. Aspetta, non mi fermo. Chioppa. Allora, andiamo alla prossima isola intanto, così ripensiamo più. Aia. Aia. Nord-est. Ah, scotta l'acqua giù. Non si spegne il fuoco. Si è rotto anche il timone. Ben dritto la nave. Abbiamo un po' di tesori qui. Speriamo che non venga nessuno a rompere i coglioni. Perché non ti sparo io? Portava... Lì c'eravamo solo quella? Sì, non so il cazzo di quelle prime indovinelli. Qualcuno lo fa subito, ma qualcuno viene di scemo. Che cose le isole di sì, quindi... E anche per quello. Tutta nord, dobbiamo andare. Quindi la devo reindirizzare ancora. Ecco. Luca è Lady Dimitrescu, porta rispetto. Perché le belle fattona. La fame si fa sentire, mi giri queste cazzo di vele, posto che fai grillo. Ok, siamo... Arriverà l'avventura 5, il cacciatore abbandonato. Vai l'ancora. Sono. Non vedo un cazzo, quindi regola tempo te. Ok.
Gira tutto a sinistra o destra. Era bassa. No? Mi piace che c'è il senso delle misure. Per me è una finita di spaccasse. Vabbè, intanto do un'occhiata. Devil Trust. Devil Trust. Non capisco quando ha fatto il buco. No, no, un'altra cosa. Indovinelli, che fa? Oh. Ok. Pare ferma. Forse se può scende. Era anche le due sirene. Lo so. Ma mi ricordo pure dove stanno per quello. Che figura di merda. E lì quanto tempo di tempo che intergiochi sto gioco, non ti viene più. Del vecchio cop a nord. India, la cop sei tu. Hai visto? Hai visto un braccio? Guarda che chi ragazzi è professionistica la cosa, non è che... Vabbè. Ci elogiava nella manovra. E poi, perché adesso voi siete profani, non capite, ma la nave è rigirata indietro, in modo tale che potremmo tornare, andavamo prima. Adesso esploriamo qua e poi torniamo a riprendere quel che è nostro. Chi ma c'è? Che cazzo è sta roba? Hai visto che c'era un calice da foto? C'era un calice da... Tipo il palo che c'è te, però con un calice. Uh-huh. Poco più avanti. Allora, il vecchio cop a nord. E la lanterna, che cazzaia. Destra, il vecchio coro. Ah no. Ero un simpatico compagno io. Chi era? Scheletrino. Le nostre manovre sono leggendarie. Il cazzo si scende. C'è una sirena ma... Okay. Questa è rossa e molto vicino alla riva. Tutta noi siamo sprezzanti del pericolo comunque, non c'erano i cannoni caricati ma va bene. Allora... Che cazzo è questo barbagianno? Minchia. Ecco pilota.
Ma manca anche a me per fine. Ha detto che veniva. Che sia sulla roccia. Praticamente è un fil d'acqua che induce nella nave. Cosa? La sirena. Allora ce n'è un'altra. Ma... buono. Questa è rossa. Anche la mia. Buono. Però lontana dalla nave. Questa mi sembra abbastanza vicino. È la spiaggia che dà la nave dietro tu suoi. E a... deve essere munizione. E a sud. Vieni a cercare anche questo barbagano al nord. Arrivo. A me sti cazzo di indovinelli mi fanno girare i coglioni. Che la sirena che sia là. Oh, che cazzo era qua? Penso sia un ragazzo dovrebbe essere. Qua la sirena è quella che ho visto io. Lui manda fa sta sirena intanto. Sei bastardo. Ma basta, basta fantasma. Mi ero scordato che esisteva, non ho mai incontrato io ancora oggi. Ci sei? Mm-hmm. È qua da me, eh? Sì. Tengo il cibo, speriamo bene. Pronto? Te ce l'hai, inizi te, poi ti venga dal cambio. Viene giù? Fai? Falla? Boh, teoricamente sì. No. Morto. Trovata a Badulla, a menà. Mi l'ho fatta. Molto male. Molto male, un pezzetto che andava piano. Quindi. Qua adesso sta anche a richiudere. Perché? Se sta a richiudere. Fa nulla danno. Ah, beh. Root
porterà anche questa. Che coglione. E porca puttana, ma che è? È ruttata già. Io no. Se la fuori cavalla da formenti. Secondo po'. Ma la chiappa niente su questo. Però no. Ok. La faranno i nostri eroi? Ah, c'è la nave che è girata male, però. Merda. Chiudi un attimo le vele. Non mi dici che c'è un sasso davanti? Sì. Ah, lì. Dai che ci fanno il topo lesso. Che cane. Mamma mia. Beh, sono di me dovrebbe esserci la dopo. A memoria. Una volta erano teleguidati, sti cazzo, sono dei meteoriti. Marco, sono morto. Solo il timone. Me la fai ressamme? Momentaneamente sì, solo quello. Ma perché avevo un po' cambiato comunque le programmazioni, quindi momentaneamente è tutto un po' così, diciamo. Il timone, porca puttana. Vuoi girare qua tutta a sinistra, che a me già giriamo da culo. Ok, tutta pronta l'ancora. Ormai la tiro. Un filo, non ci arrivo col coso, col rampino, intanto sta roba la carco. No! Questo pezzo è merda. Quindi io oggi lo facendo. No. Eccola, eccola. E poi ando spacca i denti. Sto andando su. Cerca sto cazzo di coso lì. Boh, tutti morti, posto. Mi spaventa passo. Maruso, tutti morti. Isola lì, isola aggiunta. Cazzo. Ci siamo passati anche prima. Ormai è un altro capitano qua. Un capitano. È come prima. Lo metto in tre guys. Vieni qua. Vibra ancora, non. Sta a bordo, pronto a partire. Sto a bordo. E che cazzo. Cosa sei? No, io parlo, passo un attimo in più.
Grazie per le vostre cortesi schifettate nella schiena, brusi bastardi maledetti. Io poco fa. Non basta. Che valanga, ho fatto un po' di cavallo. È ruttata? Ma lì? Ma che ho? Dio che... Ti prego, guarda. Io cerco questa cazzo di tesoro intanto. Sempre se non muoro. Cosa assai probabile. Dammi un po' di frutta. Visto prima che ci siamo stati qua davanti, vaffanculo. Avventuriero sfortunato. Alla puzza ovest. Questa ci giuro, la nave ha colpita un colpo e mezzo di volte. C'è l'albero giù. Porco Dio. E allora arrivo, dimmelo. Te lo stavo cercando di c'era quella che stava, porco Dio, cagava il cazzo. Ho capito. Non me lo parlava, cioè, una chiamata su. Però chi cazzo è vero, sono in pericolo. Vabbè, tiriamo sull'albero. Scontiamoci. Io pensavo che era poca spava. Col muso della nave. Vedi anche le paratori. Mi scelta proprio un bel parcheggio. Oh, 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 oh,
Ma io penso che abbia finito, dai. No, 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 no. Fortuna c'è anche la cassa de, de cazzo de, de scatola con le assi. Arriviamo da il trust. Pian piano la faremo. De, te, non sai da quanto ci ha slisciato. Ha finito. E allora Margiro, non l'avevo fatta. È sicuro che ha finito? Sì. Ovvio. Tiro per una mano. Vele. Me la so ti saluto alla tua mamma. Sì, ho visto. Ma dai che bambole bambole il bastonarda questa da qua. No, ma dai, argimmo indietro, argimmo fini quella che ormai l'ho trovata a fanculo. Anche perché questa è la più a sud comunque. Sulla destra dai di vela la pandice di già sfiga va tutta sfiga ma il frutto delle devils invece questo il bello che prenderanno un sacco di soldi il frutto che si dice le fa perdere il tempo e perdi un pozzo. Niente da riparare. È l'argano. Oh, siamo arrivati. Puttana Eva, ma che cazzo? Gira tutta a sinistra. A destra. Ma che cazzo giro a sinistra? Qui sotto c'è comunque una serie. Sì. Sì, dovrebbe essere. Allora, la dritta noia. È vero, dove cazzo è? Vabbè, io vado a finire cosa. Marco, manco quello è l'isola. Qua cercavamo alla cop. Ma a nord. Su. Anche qua, con tutti questi tesori, potrei avvicinarla. Vicino alla nave, dai. Tutte le vele, pian piano. Allora, il resto del vecchio cotto. Vecchio cotto. No, il cazzo. Questa è... non sto capendo niente. Questa è la cosa. A ovest, devo andare. Lo spavento passeri. Sì, 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 sì. Ok. La pozza ovest. La pozza ovest. Prima di scendere guarda se c'è in alto. Non credo. Questi versi. Vento al vento. C'è una sirena blu. Buio.
Qua c'era una grotta su st'isola. Fa confusione con quell'altra, porca puttana, mi ricordo. Che in una delle due le pozze l'ho vista, ma... vabbè, i Rafale si ammenate il ciambotto. Dov'è? Spia cannonate. Questa sembra proprio una pozza. Che rottura di coglioni. Allora, l'avventuriero sfortunato. A lui non l'ho visto, ma alla pozza sì. Eccolo. Ok. Il segnale di avvertimento è... Ecco. Sette passi nord-est. Ma no, allora no. Abbiamo fatto. Donna che parto questa. Le altre missioni diverse cerchiamo di farle un po' più velocemente. Minchia, 1294 ori. Ok, un attimo che la sirena blu. Se la ritrovo. Quella blu da fare palla da parte? Sì. Io non ho visto nessun mostro né fuori da sottoterra, quindi continuo tranquillo. Io vorrei vedere l'altro serafino. Che cosa fate oltre? O hanno aggiunto i pesci pagliaccio, perlomeno non mi ha fatto caso che c'erano i pesci pagliaccio. Minghia, quanta bella gente. Che si è buttato per terra da quanto è incazzato.
Cos'è fatta là? Adesso ah, guardassi. Ha detto solo come punto di riferimento per la nave. Che abbiamo fatto, vero? Sì, questo l'abbiamo fatto. Trema. È da respirarlo. Madonna, veramente, Via, fuggi via per carità. Ci sei? Nord-est. Qui però si è rotta di troppo, un'altra volta. Ma è facile che ci sta gente a sfigano gli altri, facciamo più seville ci abbiamo. Sì. Vale, andiamo. E il vento contro. Ah vabbè, quello ci vuole. Per rendere più frizzantino l'avventura, no? Forse se lo faccio da qua. Guarda che tira dall'altra parte il vento, ma. Non è ruttato comunque. Per l'ordine dei giochi, cazzo, guarda su internet e te la sbrogli, no? Tutto nord. Ecco qua, mi caricavo la texture e poi si riprodotto e va un pochino peggio il gioco. Tanto un mastitolo più intanto non si riesce a avvicinare, quindi impiccichiamoci. Sto pronto con l'ancora. All'altezza dello scoglio parcheggiamo, insomma. Arriva! Questi resti del vecchio corpo. Sa che è uno squalo il vecchio corpo. Trovo la copertura bianca a sud. Sarà sta roba? Tocca suonare. Che roba? È quella.
la gabbia appesa o no? Sette passi sotto la gabbia appesa, la voglio staccare, non ricordo. Ma Marco, adesso sopra sotto. Ecco, non è stata una sveltezza. 7 sud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bam. Tac. Madonna, è stato velocissimo, prima diventavamo scemi. Te c'è il cibo? No. Vado al porto. Perché? C'è la sirena qua. Non mi serve abbastanza che sono mezza vita. Qui c'è dei ragazzi che mi inseguono. No, io sono abbastanza. Allora. Ti aspetto qua. Porca madonna. Porca madonna. Non preso, guardavo un attimo la chat. Ma in realtà nel mare sono sì ostivo se ce l'è qua. Se non vado errato. Però mi sapeva brutto scrivere viaggiando per i quattro mari, quindi. E fatto sta che c'ho la vita rossa, dammi un po' da mangiare. Non è buona. In realtà mi fa schifo l'ananas. Dove era? Andiamo, mio prode vice mozzo. Guidami al tesoro. Arrivati. Ah. Inizio io, dai. Che mi spara, ma pure questo. Ah, fate lo stronzo. Ma lì non ne posso andare qua. Un crona sardella che ciccio balicci la daria. Quello grosso, non si mai droppasse la gemma. Mi sono messo a merda proprio. Guarda che lo stronzo da sopra lo scoglio. Ah, ce ne dovevo, io ho sparato uno lontanissimo. C'è una ranne tra di loro? No. I guarda, lo scheletro non è che si fida. Ok. Mi vorrei avere te se ti fideresti. Ma anche in parte in un cristiano del genere. La cosuona pareva. Ok. Rotta nord-nord-ovest, andiamo all'avamposto. E minchia, rivibra ancora, ma è finta sta cosa.
che mangia qualcosa. Scarichiamo quello a fare. Sì, perché avete il segnalino. Mi piace anche a me. Poi perché sono curioso anche di vedere che cazzo dà. È moneta blu sicuramente. Se non ha vero giù. Sì. Stiamo un po' larghi per sicurezza. Uno sloppo. Però quello è l'avamposto. Però si allontana, mi sembra. Oh, c'è un poco meno di spettatori che c'hai in quanto mondo. Poco meno, quanti meno? 3318. Meno il marameo, il marocchio, marmocchio, ma marmocchio così a più. Dopo lui, se ti interessa, c'è il mare, quello segreto su Sea of Thieves, che se vuoi ti dico il nome. Ma dopo è andato in segreto. Ma mi può pagare perché. Ah, l'avevo posto, ti ho permesso proprio perché c'avevamo il coso da caricare le merci. Gira tutte le vele che forse guadagniamo un minimo di velocità. Gotta go fast. Pesco un pesce. E non si è smontato tanto la sloop, eh? Però che la rotta. La rotta è giustissima. Considera che ormeggiamo tutto dall'est. Che è quello che fa, non è logico, vabbè. Considero dormeggia dal lato sinistro, insomma. Ok. Quante voglio? Non te voglio cotolette, che te fossi non culatte, va bene. Qualche gira che ferma lì qua il gruppo. Paura porta. No, però non voglio la rottura del coglione, sinceramente. Bello anche di qua che c'è poca gente. Vedevi, che ci viene pochi. Pochi coraggiosi, temerari. Ma piove la David? Già. Adè no. Quanto tempo fa sta fadante il culo? Un attimo, devo mano bravo.
Non ho capito sti alberi che mi sono diava un po' sti che stanno a rappresentare. Sarai avamposti che diranno in giro. Oh Giuseppe, ciao, non ti addormentare per 2 ore mai più, eh. Che fosse la prima o l'ultima volta. Vai là ancora, dove cazzo vai, ma? La getti, la getti. Madonna che fretta che ho avuto, devo buttarla. Ma dove sta sloop che ti dicevi che è ancora qua? Non è qua, qua, però era che intorno era prima. Rimaneva chi correva. Allora, trovi full Stevie S S ship, eccolo. Per chi non lo sapesse, i personaggi si chiamano, hanno l'iniziale del nome che corrisponde al lavoro che fanno, tipo le taverniere con la T per esempio. Stevie. Ma c'era Reaper Redout. Un'isola. Questo porta questo oggetto a Reaper Hideout. Qualcosa che c'ha a che fa con le ship. Ecco. Ma che oggetto è? Ah. E l'aeroporto sto usando. Croc Hollow. Reaper. Ah. Il plunder è là, vero? Del plunder è lontanissimo, sì. Non ho finito di prendere le cose, volevo un attimo di andare a sto Reaper, ma lo so che è lontanissimo anche quello. Non era che l'aveva un posto che hanno trasformato in un'isola normale, tipo? Che cazzo? Oh, ripetere. No. Aveva New Golden Sands Outpost. Reaper Hideout, un'isola normale, ma è il diavolo. Se fosse per avanzare il tempo. 4 casse, lì sotto c'è anche una cassa di piante. Io intanto per sicurezza già sto fallicetto. Merda. Come umano. Ho preso l'ultima cassa, no? No. Raccogli un po' quelle con l'arpione, si la fai. Voglia. Sicuro. Ti vedo molto pratico. Una scusa. Allora. Croccollo. Croccollo, ma anche quella non era fuori dalle Devils. No. No? Invece sì. Fuori dai devi col collo. Merda. Quanto tempo ci abbiamo per consegnarle? Giorno 15. Giorno 10. Ruby Fall. Andiamo a Ruby Fall. Passiamo lì sulla quest. C'è il fatto che comunque, come sempre, quello andrà possibile anche lasciarla indietro, insomma, col fatto che il viaggio da Atena va avanti. A prescindere. È più caldo che non sappia i soldi. Vabbè.
E ormai per me i soldi è abbastanza secondario. Non c'è ormai. Boh, milione qualcosa. Alle 3.37 si è addormentato Giuseppe. Non ho un minuto di più, non ho un minuto di meno. Pare che il Maraccio andava live verso le 10. Si sì, ha scritto 10:10:30. 10:10:30 andava in live con Resident Evil Village. Est o nord-est, Rubicol? Est, quello là. Controllo. Lì c'è un sacco di roba da fare. Est. Est. Questo. Lì sì. C'è un sacco di roba, ci dovremmo avere tre missioni. Da prendere delle casse. Quattro tesori. E ne andrà ancora. Da combatte. Era anche ora. E con i palò. Lì sono sbagliata, quindi va bene. Ed arrampicarsi su quel cazzo di albero per vedere che rappresenta. Dove là? Arrampicheremo. Ah, ne sono. Con il falò erano le isolette in teoria che incontrammo subito andando lì, fermando strada. Con le isole comunque non è finito perché c'è rimasta questa e... un altro combattimento e c'è il resto. Dopo c'è forza che in brink ma ne è de coso, ne è de infatti, sì. Colpo d'occhio mi inculava infatti. Dopo da consegnare le merci, ma se devi preferisco mille volte per prima tempo. Pronto l'ancora? Anzi, getta l'ancora. Ci piccichiamo. Gira, 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 gira. Già girata. C'è qualcosa a fare. È ora di fare l'anfibia. Che cazzo. Legge se Giuseppe non è. Siamo i pirati, Giuseppe, non è che trasportiamo il latte, sai che trasportiamo l'erba, scusa. È ingestato tutto. Allora, l'isoletta è rimasta San fuori mano, quello là dietro. Sarebbe una cazzo di scialuppa. Minchia, faremo che mango a bordo. Ecco uno. C'è un gufo, Giuseppe, non è una cosa bella, è una cosa bruttissima, è terribile adesso. Che fai, rotto? Non ce l'avevo in mezzo, non vedo un cazzo. Ah, non si vede che me la butti fuori l'acqua? È quella delle piante. Ecco perché ogni volta cazzo non tocca il piano succhiato da barile.
Dai, io Oh, tre quarti di minchia, porco dio, eh. tira via, ho rotto, basta. Quindi? Niente, ho fatto. Affanculo, va. C'è il bastone, chi ha detto che tocca combattere, no? Bastone, combattimento, tesoro immerso, tutti i tre tipi qua. Wow. Allora io il bastone proprio al momento lo lascio qua, intanto cerco il tesoro invece. Che mi riesce meglio. Aspetta che l'ho trovato. Ma se noi abbiamo una te intanto, come ti pare? E il bastone lì dietro. Ciao raga, vi lascio con il mio amico Smilz. Ah, ne basta uno di quelli di fuoco, eh. Oh, c'è anche la scialuppa qua. Tesoro. E guardate quanti soldi siamo all'inizio, tanto alla fine non è che abbiamo guadagnato niente. È vero, stavo per dire anch'io. Il pirata lì in mezzo, non si nota un solmone che lo guarda bene. Per vedere che manca Luca. Al posto suo c'è un pirata. C'è la grafica, ma... Io... Sono soldi quelli, eh. Minchia, ma con tutti sti geyser, questo però tocca caricarlo subito. Subito, subito, subito. Se chioppa viene giù anche il bambino Gesù. E lì so cazzi amari, occhio che qua spawna la gente, eh. No, che mi... Oh, perché mi salta? Ah, non mi salta più. Nice. Mi salta più il pupo. Madonna. Sei morto? Sì, almeno do l'anima, almeno che sto rancarzaldo, se è arzaldo. Palla. Tocca fa se è rotta a parte di tutto. Comunque se volemo togliere il dubbio, insomma, eravamo posti là, eh. Sì, io direi quasi cavamo sui coglioni ancora prima scappe capitani, così non riesco a mangiare. Vabbè, ne madonna, cazzo. Io comunque sta roba la sto caricando con una scialuppa qua dietro. Se tu intanto beh, non ci penso che ti parla fai i mostri. Che madonna. Questa cazzo di scialuppa, dai. E fammi la carica. Porca puttana, eccolo.
Questi sono quattrini, ragazzi. Ah, sull'albero, quindi non c'è più le due polveri da sparo. No. È caldo un bel po' giù la Tejus, eh? Quanti gradi fa? Guarda, noi si muore, sta fa una settimana che è terribile. Noi siamo delle Marche, cioè, se mancava l'informazione, insomma, ma ricordo, saranno fuori. Non ti fanno niente per nasconderlo. Ah, ti piallano il culo, Marco. Io, ma uno mi ha fatto zompare dietro, che l'altro mi ha tirato al volo. Porco Dio. Aspetta, che adesso. Fa niente. Oh, c'è già. Tranquillo. Oh, guarda quello come mi puntava. Ha dato anche 1000 euro per questo rezzato. Io più di 500 ne davo. Poi continuo io a cercare tesori. Ma te, Marco, sei più impirata da Ar? Un pirata da Yohoho. Ah, madonna. Ohohohoho. Aspetta, è proprio un pirata completo, insomma. Per i vecchi capitani, eh. Ah, è tutti qui sotto, porco Dio. Ma cazzo ci... Ma che si stanno separando due, guardate che sono sopra. E un po' sopra. Se dall'altra parte arriva un capitano comunque. Schieriamo le mani col muso. Scusa, Quanto serve da incendiare per battere il culo? Contati 4. Ho trovato il quinto scheletro qui. Ai 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 ai. Oh, buoni 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 buoni. L'ho fatta ammazzare. Non gliel'ho fatta ammazzare quello con l'archibugio, che l'altro c'ha la spada, vi tenevo tutto. Proprio tenevo lì. Per i normali, quando arrivano in ginocchio d'acqua, diventano proprio una formalità. Stanno lì fermi, se para, nemico perché è però. Mi sembra molto più nobile la nostra attività, Luca. Cerca i pezzi della propria figlia sul giochetto là. E cerca i danari. Dove sono questi simpaticoni? Ah, io ne ho incontrato. Non ho sboccato sotto. E dai. Sotto, dentro la caverna. Ah. Io visto che c'ho il tesoro lì, l'isola del Ciccio Baliccio. Direi che ce l'ho direttamente con la scialuppa. Penso bravo, vitella. Ma
arrivano proiettili, vedo denuncio tutti quanti, eh. E cos'hai quello, il barile? No, però non mi pare comunque giusto che mi spariate. Fatto 4 capitani. Sicurezza pronta anche qui. Quelli che armati sotto qui. No, le creature queste no, però. Capitano di Cipende, come che si chiama questo? Fanculo. Moro. Dai, non andrò un attimo per esserti in mezzo. Dai. Sì, sono qualche punto chiaro di me. Due stoffe e altre due piante. Ginocchi buoni sto pirata. Siamo quasi al quarto emissario di mercato. Tre piante, tre cose, tre stoffe. Mica si vede la corda da sta parte. Fare così. Tutti qua anche teschi? No, per prima avvicinarli più un lato, penso. Guarda, passa qua vicino. Lontino. Che fa manovra, ma no, ho sbagliato. Aia, fantasmi di merda. Dove hai messo le altre stoffe? Queste vanno a Ancient Spire. Dovrebbe essere l'avamposto che è di strada con quell'altro coso. Si è partito l'Anzio Spar. Ti aiuto a portare la roba, oh. Prima che rotta. Ma va se meno quei scheletri invece. Perché sono? Scheletri, gli altri stavano in simpatico, questo sta sul piazzo.
Interesting. Ma è carino. Boh, aspetta, guardi. Ne manca uno solo. Solo quello? No, c'è un altro da prendere. Sto bastardo, di cara che schioppettata. Manco ma che palo, ma sbisciate basta. Ecco l'archibugio. Anche l'archibugio. Tanti buoni. Allora io direi di partire intanto, giusto per non perdere troppo tempo. Più o meno dritto per questo. Svernici la nave, porco dio. Manca l'ultima gnara Fletcher Rest. Il bastone? È finito? Eh sì. Vamo senza. Ma perché è scappati quelli d'oro subito? Poi il capitano era tutti quattro normal. Io. Sì. Ma l'ho fatto che potuto che essere. Alla fine. È il bello del coso questo. Sono sbagliato. Cento miglia nautiche. Giusto Paolo, giusto, fa male il mare. Nuovo modo d'estate 2022, il mare lo vedo su Twitch e me ne sto davanti al condizionatore, bravo. Davvero. Penso stanno sfinistando i condizionatori. Madonna. A volte ci penso, quanto cazzo staremmo inquinati con tutte queste cose accese. Ho capito, ma come cazzo fai a campare? No, mica è chiaro, anch'io li soffro, anzi. Però... Tra tutti i problemi che c'entrano. Non c'è legno, niente. Anche le palle di fuoco. Molto comode perché i bambocci. Chi non sbatte? No. Beh. Sabo, 6-7 litri al giorno d'acqua solo al lavoro e bevi e far ridere i servizi che fanno sul telegiornale, bere tantissima acqua, farsi le docce spesso, fare un po' servizio dopo, allarme siccità, centellinare l'acqua, cazzo devo fare. no, la gente fa tra lavare, perché c'era quel del WWF che diceva che non si lava praticamente mai lui. Provo a dire, adesso ho capito tutto, ma c'è un posto, dopo diventa anche un problema di salute. Che fanno questo del terzo mondo, con l'igiene a zero, di fare tutte le malattie. Il mare non ci tiro tanto manch'io comunque. Qui ci vorrebbe non male, c'è una piscina. Quello è un bel compromesso per i rinfreschi. Niente a gusto. Poi la piscina ti lascia addosso una frescura che ti dura un po' di ore comunque. Rimani fresco anche dopo. Una certa, però anche altro il fatto del mare, la salsedine, che dopo te appiccica, mette caldo, non vedi l'ora di lavarte. Non è una cosa rilassante un bel po'? No, perché è divertente, c'è un gruppo d'amici, quattro stronzate, quattro sì, birre. Però tra tutto quando c'è da gi magari con fiori, sbocchi sangue, poi sta dietro a quello, sta dietro a quell'altro, passa la voglia di gelmare.
Ecco, noi per andare al mare oltretutto ci manca una mezz'oretta di strada. Quindi c'è anche il discorso di fare per tutto un'oretta di macchina quasi. E trova parcheggio, un cazzo un altro. Cioè, quando alla fine è più lo stress che il relax. Poi se abbiamo bisogno ci vai più una settimana, che durante la settimana lavori. Pieno di gente che mette paura. Prova al parcheggio, vada al parcheggio. Quanto torni a macchina bolle. Perché c'è al mare davanti a casa, le 10 minuti a piedi. Sì, parmani. O dici c'è la casa al mare, ma ci fa un mese. Oppure, ecco, sì. Vai in vacanza proprio, in albergo, è un altro discorso. Cioè, l'oggetto risolve un sacco dei problemi, anche perché poi prendi la macchina, sali sulla macchina che comunque appunto sei zozzo fondamentalmente, rifà tutto il viaggio, cioè è fastidioso. Una volta, sai, sono andato al mare un tempo addietro con Raffi. Oh, non c'è una doccia in delle spiagge libere, manca a pagarle. Una volta, cazzo, ogni 50 metri c'era chiducini e acqua gelata, ma almeno che potevi una sciacquata addosso. Oh, non ce n'era una, manca a pagarla. Io non ho capito perché. Ma era senza levare anche il barile? Eh? Barile. Ah, ormai lì, non ci ho pensato. Ma che cazzo, te ne frega. Ah, sì, per demanico. Ma che per demanico. Via, 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 è via, via. Infondabile. Brutta. E trema. Famo una roba, gettiamo l'ancora e poi la rialziamo subito. Magari il nero sta fa solo scherzo, no? Le cucine al vedo. Fermo, fermo. Ci vedi te? Sì. Ma già il fatto che devi prendere la macchina comunque è quel che ti frega secondo me, fa né tanto la strada, chiaro, più ce n'è, più è una rottura dei coglioni, però. Eh sì, perché devi fare. Se devi fare un'ora e mezza per gelmare. Sì, no, chiaro, però comunque è più impicci in generale della macchina che 7000 gradi, il parcheggio, tutte queste pugnette qua. E mi sa che ha fatto, aspetta un attimo ancora, ma quindi? A posto, stiamo scendo. Bacio. Sì, sì. E c'è a posto. Allora, angime, palle di fuoco. Zona d'acqua con le piante. Siamo rimasti solo dal. Ma c'è un po' qui dentro. Non sei messi bene, no? No, proprio un cazzo. Proprio un cazzo. Chi toccava scarcarci qualcosa o no? No, fuori dalle devil tutte e due. Dico quello, lasciamole per ultimo, un po' se avanza il tempo, bene, se no sta andando. Odio, le isole enormi, anche per trovare pagnare. Ma questo è scomodo. Ti dirò che questa non mi pare che sia molto su più livelli. Meno male, tutta una gran spianata più o meno mi sembra. C'è quell'altra di prima con tutti i livelli e diventi scemo. Diventi scemo per fa tutto di sopra. Pam pam pam. Ecco, che bel posto. Se ne rottasso mi dice. Ho trovato una cosa. E una sirena buona. Praticamente vuoto, ma ho trovato un sacco di cose. Mi vedi, non lo so? No.
ambeste fatte anche qui. Rimango a est, sud-est. C'è un piastino, Germà, vicino alla nave. Arrivo che c'è un sacco di roba. C'è anche un altro sceruppo, visto in lontananza. Se tu intanto inizi a cagnare, io sviaggio sta roba, almeno non rischiamo di perdere. Camping garantiano. Quelli d'oro è una gran rottura di coglioni. Qua senza munizioni è proprio una meraviglia. Te volevo criticare, ma sono due anch'io, quindi sto zitto. Però c'era da qualche parte su st'isola, invece mi sa. Non mi accorgo dove. Ciao Nives, meglio noto come Bracco. Comunque ci vuole un coso per vedere la chat anche noi in tempo reale. Com'è che stanno a chiacchierare, è inseguibile. Perché ti spara quello? Che stronzo. Che spara te, eh? Sì, vabbè. Conviene a farlo scivolare. Anche figlio di puttana. T'ha ammazzato? Mi sono ammazzato. Andavo a essere legnato. Ti fece ammazzare. Piri, la piri, piri. Che carico. Bisogna tutto di mentire. Ah. È vero, stamattina quando ho visto sono in live, la sera non ho partecipato io. Però è che eravamo rimasti per ragguaglia. Aggiornare Luca sulle nostre nuove idee di posti di lavoro separati, insomma, come stavamo oggi. E quindi ecco, immaginavo che Marco appunto ci ha parlato, però non sapevo come era andata a finire, visto che stamattina era in live e sono rimasto veramente stupito. Arrivo un attimo, già c'ho da fare. Sente l'acqua, questo si entra in acqua, sa pure che bastardi. Io che l'ho fucile. Ciao Bracco. Soldi che hai fatto con Twitch, immagino lui. Capito? Già. Tra un po' ti dovrò abbandonare. Vai. E ora di via urgente. Marca, ma sono morto. Che è successo?
No, niente, spalle robe senza di me un cazzo dopo. Tra un po' tipo, le famo a GP l'ultimo viaggio, a fare l'ultima isola. Vediamo. La roba che tra 10 minuti mi tocca partire al volo. Puoi venire. Ci vuole una settimana, vende tutto il carico da per me. Dopo torno pure veloce, ma devo dire San Michele, torno su. Trovato anche una cassa di frutta nel frattempo. Raga, lo scarico. Si fa una mucchia lì. Non ho fatto in tempo a morire decaduta. Ha sparato al volo. Io chiaro. E tex. Sì, perché ci è successa anche la fiamma. Quindi mi ha ammazzato lo scheletro. Ehi, pronto. Sacrifichiamo un barile grossa? No. Ehi, come cazzo che hai proprio quel d'oro? No, dopo tutto il via. Madonna, scacchi sardella. Si tossisce pure il pupo e nel so. Mi sono valutato i livelli. Ho fatto capitano e scappato fuori, ho fatto su verso l'arrivo verso il domenico. Vieni un po' qua, c'è il Kaiser. Perché quello spara a me mentre ti spari a lui? Quando arrivi delle priorità a sta gente. Se vengo con la scialuppa non ne vale la pena. Ma con bene. Con bene. Allora arrivo. Siamo arrivati alla fine. Ritorno di te, diciamo che sono coglioni. Porca mia nonna, orca puttana! Via. Bastardo. Resti? Guarda, anche un barile buono. No. Che dobbiamo mettere 500 milioni di euro per fare la sub massima. Se trovi chi ci li dà, io sono davvero. 500 mila
500.000 punti. Adesso sto fanto. Sì, l'arresta tua, dai. Tira su. Dai. Pesco tutti le radunate. Due qua. Uno l'ho messo nel barile e uno già l'ho caricato sulla scialuppa. Ok. Quindi è tutto? Ok. Stacca a me. Ma sono a bordo della nave, ma mi sarà incastrato il puff. E beh, allora, dove dobbiamo andare? Oh, che bello, l'isola minuscola. Questo ci si guarda 3 minuti a farlo. Dov'è però? È anche di strada, è spettacolo. Oh, che figata. Si sono seccate un po' le piante. C'è poco punti canali, io voglio gli euro. Allora, a sud. Bracco, togli con la testa, dai, col serio, c'è anche un moderatore ormai. Ma cavamo il morto senza far bene. Ha ruotato il pubblico. Vero? Che ne so, ma magna magna, cercare continuo. Oddio, aspetta. Intanto voglio fare la roba a motore. Arrivo. Sto sulla nave, mangia su. Ciao. Ciao. Fanculo. Perché non rompe? Perché non si rotta? Che è successo?
figata. Se scende, se si romperà fra un po', ma no ormai. E questo ragazzi avrà un mucchio di quattrini, veramente tanti, 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 tanti. Mi pare che paga anche più di 10.000 per fare qua. Solo questo. Sinistro o destro dell'isola? Pare a est. No, è ovest. Oddio, non ricordo. Ovest. Ok. Morek, perché devo andare via, è andato un attimo a preparare le cose per andare via, insomma, intanto che facevo questa cosa. Comunque dovrebbe tornare, quando il famo scarica, a questo punto penso attaccheremo tanto. Fare il crocollo. E ve le ha messe di merda. Me lo smanovro un po' meglio, forse da solo.
Perfetto. Intanto qua sotto, sì. Un altro consiglio, perché magari con meno esperto, consegnate sempre prima la roba che vale di più. Potrebbe succedere che vi attaccano comunque a metà scarico. Intanto la roba più buona l'avete venduta e va a fanculo. Non state più. Forse che frega nel resto. Vabbè. Dopo noi a volte famo anche il fatto che uno magari appoggia sul molo il tesoro e l'altro li sviaggia. Un po' quanto paga? 14.128. Senti il piombo. Lo sei sordo. Tiriamo giù il baule lassù, il barile. Quello è pericolosissimo. Quanta roba figa che su steso non vuole gabbiani, ma vuole pipistrelli. Questo vorrà sempre il personaggio misterioso, immagino. Cioè. Faranno bene. Cioè i geyser anche qui. E addirittura questa poi riflette, piace un po'. Che è tantissimo uguale, 4.500 in esagerazione su sto gioco, però chiaro, non è paragonabile. Se potevo buttarlo giù dalla nave l'avrei già fatto volentieri. Comunque, ecco, dicevo, è in esagerazione, ma ovviamente non è paragonabile al forziere leggendario delle isole delle Gavelis, insomma. Qua è esagerato. Per quanto paga molto anche quello normale, che mi pare anche quell'altro si aggira comunque sui 10.000. Questo è proprio fuori scala come roba. E così finisco più io. Cassa. Che schifo. Che schifo. Wow. Devo vedere com'ero con le reputazioni. Più indietro le anime. Per vendere le gemme, insomma, tendemmo a vendere le gemme alla fazione quella più indietro, in modo tale da tenerle più o meno tutto a fare, insomma, chiaramente. Cazzo, è quello delle anime, ah, di qua. Questi si possono vendere. Pagano anche discretamente.
tornerà più il mio amico. Le foglie d'artificio quando la riempio. Praticamente quel soldo in più che ci ha dato è per il fatto che eravamo degli emissari dei mercanti, che abbiamo preso i mercanti da coglioni, però ha pensato che c'era quella d'Atena. Allora convengo le gemme da mio mercante per questo punto, perché c'è uno standard abbastanza ricco. Partito a sto punto e Nelson
paura che mi è rotta. Minchia, ho pagato un sacco, 2700 il primo. Ma che schiera? E chissà se lì i rossi che brillano, mi frega tutte le volte. Ciao Poletto, grazie per esserci venuto a trovare, ti aspettiamo in futuro. Perché me lo fa chiudere questo? Oh. Teschio perfetto del patrimonio antico. Cazzo, questa è roba da tena sempre. Lasciamo la gemma qua. La roba del patrimonio antico, a prescindere da quel che sia, basta barbagiano qui. Il patrimonio antico sarebbe appunto tutta sta roba d'Atena che aumenta la reputazione leggendaria, quella lì.
E lui appunto dove fa da mercante, da tipo di Atena, di leggendario. Davvero me lo garantisco ormai. E là? Oh, sei vivo? Sì. Dove sei? San Michele? Sì. Che te posso, non culotte. Io ti ho scaricato, dai. Sto scaricando. Bravo. Tu ti hai risegnato quanto eravamo all'inizio? Le gemme da... 35, 34, il consiglio è 33. Madonna, 4-14 da già. Le gemme le sto da quella di mercanti per il fatto del valore dell'emissario. Che alla fine non avevamo concluso comunque. Pareva che andavamo solo cannone. Mi ha portato fino a no. Qua ci manca anche abbastanza. Le merci state vendendo tutte? Eh sì. Riquisto da le gemme. Ma le portate fuori dalle Devil? No, no, no. Ah, no, quello no. Quella andava. Ma vendi mica un momento. Magari. Non so se finivi il contratto, no? Vabbè. Quasi le 7. Direi di no, le lasciamo lì. C'è 5 frutti? No. Ma fa un giro delle casse qui intorno. Ma quella la puoi tenere in mano, non ti ricordi? Se la tieni premuto riempi. C'è per credere, non posso manco pagarlo. Lì va per quelle grosse, dai. Da qualche parte sarà sicuramente. Comunque 109.000 solo dopo la roba consegnata ai cosi. Ai mercanti, l'emissario.
Che altro? Secondo me no. Qualche d'artificio. Ma dopo. No. Quella riempì quella. No, questa qui la piava anche mezzo. Ah sì? Allora la vendischi. Ma se la riempi che tu danno? Ma è sembra quello, perché anche l'altra volta è venduto che era più o meno un terzo, primo. Ah, fanculo, bracconi. Ah, non lo sei messo. Che stava su di sotto. Vale. Che stava Atena. Mm. Quanto ha pagato il barile? Niente, che 4.000. Aspettavo una botta a 9.000. 4.500 mi sembra. Ci ha dato 14 il baule. Per il finale. Le casse, le merci sempre da te ne sarà dato tipo 500. Uno schifo totale. No, veramente. Un cazzo, ero a malapena all'inizio da Atena. So, beh, manca no. Metà. E beh, io. Il baule gli ha dato una bella botta. No, sì, per carità, però non fa manca mezzo livello. E ma te ne lungo, a quanto pare. Vabbè. Ci provi? Sì, che mi sa che devo ritornare giù a te. Ma che cazzo riesci a fare? Dove si appena lo scutron? Oh, le frutte le hai vendute? Ah no, aspetta, l'emissario tocca staccare. Quello tocca andata lì, eh. I frutti li hai venduti? Frutti? La cassa sì. Tocca buttare lì per toglierlo. Mi riesce da? Il 1.500, fanculo. C'è ancora sì, quella da Atena che ti dà la mano più che altro. Ah, però se conviene a farlo quel dei mercanti. Ah, più tarda la reputazione, mi ricordavo. Se non conviene quanto si fa questo, tocca più quello da Atena. Ricordavo che c'era quel da Atena. Sì, tanto ormai da Cloud non serve a niente, tocca Max Atena. Sì, sì. Va bene. Va buono. È stato un piacere, saluto a tutti. Andate a vedere stasera Luca che gioca a Cosoli, a Resident Evil. Fate sì. Bravi. Buonanotte a tutti.